sappiate che è probabilmente il primo video che faccio così sul mio canale, proprio il primo in assoluto. Non so ancora in che mondo mi sto addentrando, lo capiremo insieme tra pochi minuti. Dovete sapere che a noi creatori di contenuti su YouTube o su Instagram vengono proposte ogni giorno centinaia e centinaia di collaborazioni. Prodotti da provare, ristoranti in cui andare, cose da recensire, un sacco di roba che noi ogni giorno dobbiamo filtrare, vedere, provare. Sapete quanta roba mi mandano e non ve la faccio mai vedere alla fine? Perché non mi piace a me in primis? Beh, la cosa che mi hanno mandato per questo video è tipo la cosa migliore che potevo ricevere. Cioè tipo un uovo di Pasqua. Per quando arriva l'uovo di Pasqua sei contento? Questa è uguale, forse un pochino più contento. Non esageriamo, l'uovo di Pasqua è l'uovo di Pasqua. Stiamo parlando della nuova Insta360 Go 2. Ve la faccio vedere subito. Non è un unboxing questo video, continua da guardare perché ci sono un sacco di cose. Guardate, nella scatola troviamo la Insta360 Go 2 con tutti i suoi accessori, e come accessori in più mi hanno mandato il selfie stick. È la fotocamera più comoda che io abbia mai provato, ma ve lo spiegherò durante questo video perché ci ho fatto cose veramente pazzesche, anche un po' folli, che non avrei dovuto fare, ma le ho fatte. Non sto a farvi tutto il classico unboxing. Un altro youtuber vi annoierebbe stando qui a dirvi che è 1440p di risoluzione con 50 fps, ovviamente waterproof, con possibilità di fare slow motion e hyperlapse. Sempre qualche altro youtuber noioso vi verrebbe a dire che puoi editare i video direttamente dall'app, ma ve lo direbbe qualcun altro, non io. Andiamo ad aprire e vedere cosa troviamo. Oh, c'è direttamente la fotocamera che è attaccata con la calamita che è posizionata qui dietro, perché ovviamente la fotocamera è questa qui, è molto molto piccola e dietro è provvista di calamita. Calamita che ci aiuterà più o meno per tutto il nostro video. Tra gli accessori c'è questo medaglione che tu indossi, metti tranquillamente sotto la maglietta e colleghi. Niente di più facile, quasi invisibile. Se avessi una maglietta bianca e nera probabilmente diventerebbe proprio invisibile. Così con la maglietta bianca è impercettibile vedere se è una fotocamera o no. E ora posso tranquillamente andare a fare la spesa senza che nessuno mi dica niente. E poi c'è la comodità di poter fare questo tranquillamente e continuare a vloggare come se niente fosse. Abbiamo ovviamente la Insta360 col suo case, che non solo è il case caricatore, è proprio questo che tramite l'USB ci può essere collegato per essere caricato, ma è anche un controller. Tramite questi due tasti puoi sia mettere il rec che gestire le varie modalità: foto, video, pro video, slow motion, hyperlapse, c'è un po' tutto quanto. Poi i vari settings e tutto quanto. Io di solito lo setto sempre in pro video per comodità. La cosa bella del case è che non è solo un case, è anche un treppiedi. Tu metti ovunque e puoi iniziare a registrare. E niente, possiamo avere anche una seconda inquadratura direttamente con la Insta360. Ovviamente non stiamo qui a confrontare la qualità di questa fotocamerina piccolina con quella che vedete lì, perché quella costa 7.000 euro. È grossa così, questa costa molto meno ed è grossa così, ma comunque è una qualità ottima per quello che ci serve. Ripeto, non avrei fatto questo video se non andassi a fare quello che sto per fare in questo video, cioè lo vedrete tra poco. Abbiamo questo affarino qua. Grazie a questo accessorio puoi attaccare la fotocamera sia sui cappellini e lo attacchi, oppure potete attaccarlo qui tipo fermacarte, uguale, ha un adesivo, togli la pellicola, lo attacchi ovunque. Non vedo difetti in questa cosa. Lo stacchi, ci metti un po', non è facilissimo, e lo attacchi da qualche altra parte, sulla scatola. Non si stacca. Incredibile, pazzesco. Ma noi non stiamo facendo questo video per recensire gli accessori, per recensire la fotocamera, era solo per introdurvi al video. Adesso andremo a fare delle cose che si consiglia di non fare di solito con una fotocamera normale. La prima cosa che volevo assolutamente provare con questa fotocamera è stata un combattimento tra spade laser, io contro gli Akidale con dei caschi di Star Wars addosso, che sapevo che un giorno mi sarebbero serviti. Potevo tranquillamente attaccarla tramite il medaglione o attaccarla con questo al casco, ma non sarebbe stato abbastanza figo? Cioè mi avrebbe reso meno bello il casco. Ecco perché ho utilizzato questa piccolissima calamita, una calamita che io ho attaccato qua dietro, l'ho messa sul casco e ho cominciato a combattere contro gli Akidale. Ma vi lascio alle clip, fidatevi, è fuori di testa. Giovanni, ci uccidiamo. Io non vedo niente, eh? Io inciampo sul mio... È finita Boba Fett. Non dovevi. Unisciti a me. No, muori. Con il lato chiaro non potrai salvare Kiyami. Occhio ai miei Lego. Lo so. Obi-Wan non ti ha detto la verità. È finita. Tu sottovaluti il mio potere. Ah.
Lo so. Ho fatto un combattimento con le spade laser. Tornando a noi, vi faccio una promessa che non c'entra niente con la fotocamera o altro. Promessa, parola di Lupetto. A 100.000 like sotto questo video, 100.000 like e 7.500 commenti, vi prometto, facciamo un combattimento simulato di spade laser, io contro gli Akidalio. Oppure mettiamo in mezzo altri youtuber e facciamo una super mega coreografia con annesso tutorial per la coreografia. Esce una cosa pazzesca, ve lo giuro, ce l'ho in mente, ma 100.000 like 7.500 commenti. Dopodiché mi sono chiesto cosa puoi fare con una fotocamera del genere. Sarei potuto andare al mare e far vedere che potevi tranquillamente attaccartela qui e andarci dentro l'acqua. Cioè potevo attaccarmela, andare dentro l'acqua, far vedere, però fa freddo. Quindi ho pensato, andiamo in un posto drastico, ma che non mi congelo. Sono andato sulla neve. Ora vi lascio i clip che ho fatto sullo snowboard, primo giorno di snowboard, quindi quello che vedrete è quello che ho imparato in un giorno. Però la comodità è stata questa, guardate. Ho girato il cappellino, ho posizionato l'accessorio sul cappellino, ho preso la fotocamera, ho attaccato, rec, togli il rec, fai la clip, prendi, giri, ti vloghi, totale tranquillità. Rimettevo, non c'è niente di più comodo. Vi lascio le clip sullo snowboard. Ci troviamo a Madonna di Campiglio in questo momento. Ok, ci siamo. Pronti via? Siamo. Vabbè, però dai, non vado così male. Vedi? Ok. Ok. Molto fresca qua. Siamo dei futuri snowboard, ragazzi. Ma ok, lì era diventata dura all'improvviso. Il tuo cane è bellissimo. Ciao Darwin. Ciao. Oh, che culata che ho dato. Portami tu Darwin. Darwin, vieni qua, dove sei? Ciao! Ciao! C'è freddo? Salve! Nella curva! Che fine che ho fatto, grande Giorgio! Tornando a noi, vi direi che a 100.000 like facciamo anche un video sullo snowboard, ma penso che la neve stia andando, quindi ne riparliamo l'anno prossimo. Sono riuscito ad andare giusto 2 giorni qualche settimana fa, ma niente di che. Ah sì, perché se non lo sapeste, l'ho provata per un mese questa cosa, è un mese che sto provando la lista 360 per potervene parlare bene. Comunque, un'altra cosa fighissima, ma che io sono proprio pazzo di questa cosa, è questo, l'avevo già detto. Questo lo attacchi ovunque in macchina, in ogni angolazione. Vuoi fare delle clip in macchina, drifting, viaggio, vlog in macchina, qualsiasi cosa, questo, più questo, comodità assoluta. E sapete che io guido molto e questa cosa potrebbe svoltarmi la vita nei prossimi video. Se dovete fare delle clip in macchina o se dovete riprendere delle piccole scene mentre andate in auto, andate in viaggio, non c'è niente di più comodo di questa fotocamera. Grazie ai suoi svariati accessori puoi non solo collegarla alla macchina fuori, che ora vi farò vedere qualche clip, ma puoi davvero collegarla in ogni singola parte della macchina grazie all'adesivo. Cioè posso mettervi lì mentre guido, parlare tranquillamente, molto comodo, staccarvi con estrema facilità, ma la cosa forse più figa in assoluto, con un semplice accessorio potete collegare la Insta 360 al cappello e poter vedere una clip in prima persona mentre si guida, se hanno le mani libere. Ma si può andare di qua? Non so se sono contro mano. Vabbè ragazzi, in caso mi avrei visto andare contro mano. Fa molto ridere che non lo so. Ah no, vedi? Non ero contromano. E poi la comodità con cui potete tranquillamente toglierla dal cappellino e cambiare completamente tipologia di ripresa, con cambi di inquadratura, insomma, bando alla fantasia, con questa cosa ci posso fare tutto. A me questa cosa mi piace troppo, però forse più figa ancora del cappellino è questo. Io posso letteralmente fare questo. Sono quelle classiche cagatine che mi fanno innamorare della tecnologia. Proprio you're insecure, don't know what for. Oh, grande amore, adesso che... Vabbè, posso farvi anche vedere che possiamo mettere più automatico e non fare più nulla. E ora, come vi ho già fatto vedere, grazie a questo stick vi faccio vedere le varie angolature in cui possiamo attaccare la fotocamera alla macchina. Una normale fotocamera, per attaccare alla macchina ci vogliono delle apparecchiature non indifferenti che costano un botto, e con questa risolviamo tutto.
C'è ancora? Ah, ancora attaccata. Cambio di posizione. Puoi far vedere la ruota che gira mentre drifto? Posso letteralmente metterla sullo specchietto. Qui la perdo sicuro, ragazzi. Scappiamo. Comunque a forza di fare i drift per le clip nei video non c'ho più le ruote. Tipo la settimana prossima dovrò cambiarle. Belle routine, belle. Ok, macchina, snowboard, spade laser. Ma la cosa più figa che dovevo provare a fare con questa fotocamera era provare a distruggerla. Volevo fare qualcosa di talmente tanto assurdo che anche Insta360 me l'avrebbe sconsigliato, ma l'ho fatto lo stesso. L'ho attaccata a un aquilone. Ok, devo letteralmente attaccare la Insta360 a quell'aquilone e farlo volare come fosse un drone. Ho anche un drone, ma facciamo conto che io debba costruire un drone fai da te. E ricordiamo che la Insta360 è a calamita, quindi la mia idea è attaccarla con una calamita all'aquilone. E siamo in possesso anche dei piccoli biadesivi che potrebbero esserci molto utili nel caso di renderla più stabile. Siamo riusciti con molta difficoltà a capire più o meno come andava montato e ora dovremmo farlo volare come regola. Non ho mai fatto volare un aquilone in vita mia e non c'è vento. Adesso dobbiamo legare la fotocamera. Calamita. Stabile. Non mi pare così stabile. Questa qui è sicuramente più potente. Così forse la guida ha troppo peso, però. Farò una prova. Speriamo che non cada. E via. Dai. No, vedi. No. Non lanciarlo, lascialo andare col filo. Hai perso la fotocamera. Lasciamo qua. Hai lasciato la fotocamera. C'è troppo peso. Secondo me la calamita è di troppo. Proviamo col biadesivo. Ci siamo, dopo 20 minuti di aver capito come funzionava il biadesivo, dovremmo esserci. La speranza che ora rimanga attaccata con meno peso è molta. Corri. Sto andando, lascialo scorrere. Ho attualmente un infarto in atto, ma ha funzionato. Io direi esperimento riuscito, perché col cavolo che ricorro di nuovo. Ce l'abbiamo fatta. Sono molto fiero di questa cagata che ho appena fatto. Arrivati a questo punto del video, prima di chiudere tutto quanto, diciamo al volo i pro e i contro secondo me di questa fotocamera. Come pro c'è più o meno tutto: prezzo, comodità, grandezza, flessibilità, tutto quello che avete visto si può fare. L'unica cosa è che essendo una fotocamera molto piccola, avendo un sensore molto piccolo, come contro ha la qualità dell'immagine a bassa luminosità. Sulla neve non ha avuto nessunissimo problema e devo dire che non ha avuto troppi problemi sull'aquilone, anche se avevo dimenticato di mettere la stabilizzazione. C'è proprio la cosa e non mi sono dimenticato. Devo ora tornare col... Oh, ho sbagliato, raga, può succedere a tutti. Anche ai migliori può succedere. Quindi, detto questo, io voglio proporvi una sfida. Come già detto, se arriviamo a 100.000 like e 7.500 commenti, facciamo un combattimento di spade laser contro gli Akitalia, un video dedicato a una super coreografia e va bene. L'altra sfida, ve lo dico, non dovrei promettervelo, perché è veramente difficile da promettere, però lo faccio. Se questo video fa 1 milione di views, cioè voi prendetelo, riguardatevi il video per intero senza skipparlo, lasciate like ovviamente, condividetelo. Appunto, dire fatevi due risate, lo mandi a tuo cugino, a tuo zio, tutti, lo mandate a tutti. Io qui lo dico, qui lo nego, userò questa per riportare il format migliore versus peggior ristorante quando riapriranno. Utilizzerò questa per andare stealth nei ristoranti e non farmi sgamare e riprendere tutte le cose peggiori dei ristoranti. L'ho detto, a 1 milione di views, fine. Se volete la Insta360 ve la lascio ovviamente qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi perché siamo quasi a 1 milione. Abbiamo superato gli 880.000, siamo veramente tanti. Ora aspetto solo di crearci qualcosa di ancora più estremo con questa, ma lo vedrete. Ciao.